Il Gnuca Rubo e il sindaco del comune di Agropoli, Adamo Coppola, uniti nel segno della sicurezza. È stata una serata molto particolare quella dell'altro giorno alla discoteca Gnuca Rubo, gremita di persone, si è parlato di sicurezza. Scorrono ancora negli occhi le immagini dell'alba di Ferragosto quando Nico Ruggiero ha perso la vita su via Belvedere ad Agropoli. L'auto su cui viaggiava, guidata dal cugino, è andata a sbattere su un muretto, finendo la sua corsa dalla parte opposta della carreggiata. Nico, di soli 18 anni, è morto sul colpo. Il primo cittadino di Agropoli ha pensato di fare qualcosa per evitare che casi del genere non accadano più. E così sono qui a dirvi due parole, ma io non è che posso insegnarvi niente. Soltanto vi posso raccontare brevissimamente la mia esperienza. Tanti tempi fa anch'io, come voi, venivo in discoteca e mio padre mi diceva: stai attento qui, stai attento lì. Io pensavo che queste parole fossero vuote, inutili. Poi purtroppo nel mio gruppo di amici è successa una cosa che non doveva succedere. No, non doveva succedere. Così la mia vita è cambiata e anche la vita dei miei amici. Abbiamo pensato che e potessimo andare tutti quanti insieme in discoteca a divertirci, però potevamo avere un approccio diverso, senza esagerare nel bere, senza utilizzare droghe, e poi ci siamo divertiti tantissimo. Questo vi dico io stasera, ci possiamo divertire senza esagerare. Io credo sia questo sia importante, il messaggio che dobbiamo far partire, dobbiamo vivere tutti quanti insieme.